Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Questa sera proveremo The Outer World. Andiamo a creare subito una nuova partita. Abbiamo diverse modalità. Usa questa modalità se ti diverti di più a seguire la storia che non con i combattimenti. Nella modalità storia i nemici hanno meno salute in figura. No, diremo normale, che è la migliore. Sottotitoli li vogliamo, sì, e iniziamo questa nuova avventura. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity, with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon colony. Hundreds of thousands of colonists left to drift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Attributi punti rimanenti. Quindi possiamo caratterizzare il nostro personaggio. Abilità, aspetto, ok. Allora, abbiamo 6 punti. Destrezza. Ok. Quindi 2 punti siamo in alto. Intelligente invece cosa fa? Perché abbiamo l'hacking. Medicina e cura. Percezione. Scassinamento, bonus da danni extra colpo alla testa. Recupero capacità compagno, reazione ripetuti, reputazione. Io direi rigenerazione salute. E siamo arrivati così. Questa è la nostra spec. Punti disponibili 2. Devo scegliere. You are going to paint the system red, my friend. Devo andare a scegliere cosa fare. Schivata. C'ho 2 punti. Posso andare. Visibilità. Furtiva, hacking, scassina, tecnologia, medicina, scienza, comando. Diciamo che ci sono tante cose. Vorrei andare sulla comunicazione. You could make a vicar doubt the law. Ok. Poi attitudine. Poi
Poi mi spiegano perché l'operaia addetta al nastro trasportatore ha una schivata di più uno. È bellissima questa qua. Va bene, va bene, va bene. Non usciamo fuori dal mood che si sta creando, perché la canzone e la musica è veramente molto 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 bella. Speriamo che lo sia anche il gioco. Bene, comunque già avevo visto cosa volevo fare. Volevo dare sul blocco, sulla schivata. Vediamo dov'era. Eccola qua, la schivata. You are good at your job. L'efficienza non vanno sempre alla pari passo. Ok. Sì, dai, andiamo così. Allora, sono un maschio. Siamo a posto. Poi, nome. Il tuo nome, Iota. Però, aspetta un attimo, perché quello che non mi quadra bene tanto è... i peli nel volto, che poi sarebbe... Ah no, eccoli qua, colore dei peli del volto. Oh, c'è... dicevo io. È figata così, io lo farei così. Se ci fosse anche davanti... No, eh. Il pizzetto più quello... Sai che anche così non è brutto. Così così un lord. Vai, seguente. Ok, nome. Riepilogo. Ci siamo. Abbiamo tutta questa roba, poi andiamo a vedere. Looks to be your lucky day, my friend. Likely bootlickers. Initiate skip jump. Integrity down 25%. Power levels down 9%.
Shit. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Ci siamo? Ah, ecco. Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. Should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Vabbè. Okay. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Ok, naturalmente sono mouse e tastiera, WSD per camminare. Ok, WSD per camminare. La grafica non è male, eh? Anche l'intro era abbastanza carina. Bene, andiamo a vedere cosa c'è. Secondo me si può prendere. Salta sopra gli ostacoli. Sono pezzi di... Ok, saltiamo. Via, jump. Ok, ci abbassiamo, perfetto. Sì, è cambiato anche il mirino quando ci abbassiamo. Ci sono animaletti. Ok. E vediamo un po'. Cosa vuol dire? Left control, covacciati, muoverti furtivamente, ok. Non capisco perché mi devo muovere furtivamente, però. Per non svegliare quello. Quello è il morto. Ah. Prendiamo questo. Qui. Usa l'erba alta, le rocce per nasconderti, ok. Quindi...
possiamo andare in stealth. Ah, ok, ci sono i nemici lì. Ok, perfetto. Siamo in stealth. Indicatore di attenzione, perfetto. Fino a qua lo conosciamo. Canide timido. Ma mi ha visto lo stesso? Io corro adesso. Corriamo. No, di qua si scende. Easy now. You've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Ok, abbiamo avuto un po' di interferenza. Cercherò di non parlare troppo per non rovinare. Forse dovevamo... No. Ah, ok. Per non rovinare l'atmosfera. Che non è male. Hey, you. Come here. Yeah, I know. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stinks. Medicina più 5. Cosa ti è successo? Soluzione spaziale. Io c'ho la medicina più 5. Non me lo ricordo. Proviamo. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's choice doesn't like us accepting outside help. Cosa ti è successo? Soluzioni spaziali. Sono soluzioni spaziali? Oh, we're all part of the Spacer's Choice family here. Not that I deserve to be. Can't even deliver a company slogan. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Sì, questa qua sarebbe veramente giusta da dire, no? Dai. Investigating an illegally grounded ship. Vediamo cosa fa. All spacecraft must arrive and depart from authorized landing pads. That's board law, that is. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? No, persuasione. Yeah, okay. Tanti ce la darà sicuro, esatto. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. Hmm. Chiediamo dove siamo. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Anti-Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Ok, ci siamo. Abbiamo una pistola. Abbiamo una pistola. Questi sono i canister, penso, di cui stavo parlando. Ah no, eccoli qua. Ci sono munizioni? No, c'è il logo però. Vabbè, suppongo sì, da tasto destro del mouse. E spariamo. Boom. Oh, what just happened? Can you hear me? What in the this... Ok, interferenze, ma quindi possiamo uccidere questo? Sì, possiamo ucciderlo. Nemico ucciso?
Ah, questi sono nemici? Quindi tutto ciò che c'è a terra è nemico? Incominciamo a capire, eh? Wow. Dilatazione tattica del tempo? What? Ah, che bella la luna così. Complicazione dell'ibernazione. A causa delle complicazioni derivanti dal risveglio dopo un'ibernazione prolungata, il tuo cervello elabora il concetto di tempo in modo diverso. Premendo il pulsante della dilatazione tattica per tempo, DTT, e non DDT come quello che uccide gli insetti, il mondo rallenta dando il tempo di pensare e agire. Questa modalità ha una durata limitata, rimanendo fermo l'indicatore di DTT si consuma molto lentamente, ma muovendoti e attaccandoti si consuma più velocemente, l'indicatore si ripristina lentamente col passare del tempo. Ah, la Q. Quindi diciamo un po' alla Fallout. Ok, ci stiamo. Va bene. Questo qui cos'è? Vandalo predone che ringhia. Ok, abbiamo capito che c'è qualcuno lì. Quindi se noi facciamo così, uccidiamo subito. Esatto. Ehi, attenzione. Ehi. Eccola là. Ecco, ho visto una cosa bellissima. Perfetto, prendiamo tutto. Per adesso prendiamo sempre tutto. Non si sa mai. C'è la raccolta degli oggetti? Sì. Quindi, banane. Cos'è questo qua? Sentiranno di entrare nei posti non dovresti. Reagire man mano che la tua abilità aumenta di livello il numero di oggetti. Ok. Questo scassina 3 secondi. Ok. L'abbiamo preso. Hai trovato una nuova arma. Il pulsante per cambiare arma. E per scorrere le armi. Abilità usata. Ok. Naturalmente io sto scrollando col mouse, ma non succede. Ah, si prende a fuoco. Oh, attenzione, si prende fuoco. Ok. Inventario? Con la I? Gestione delle armi. Per equipaggiare fino a 4 armi contemporaneamente. Tel e loro si prenderanno cura di tuoi nemici. Ah, quindi possiamo fare sciabola sentinella, bastone telescopico. Che sono bellino. Ma cosa sono quei tubi? Cos'è questa roba qua? Ma perché c'ho i tubi? È brutto l'effetto che fa, cioè. Ma che cosa strana. Questa gestione armatura. Ok. Poi andiamo a vedere un po' i consumabili. Inalatore medico. E qua ci sono tante altre robe. Come sempre il primo ingrediente è il saltonno. Il saltonno. Modifiche. Cassettiera generale. Missioni e rottami. Perfetto. Pelle di spratto. Ok. Ci siamo fatti. Ah, ma qua c'è un altro da prendere. Prendiamo tutto e siamo a posto. E iniziamo ad entrarci in questa specie di giungla. Possiamo chiamarla così? Lì ce n'è un altro. Devo capire se si può uccidere senza farci vedere. Quindi assassinarlo sul colpo. Vediamo un attimo. Se c'è l'assassinio subito. Tipo quello lì, che è qua. Si può? Mi sa di no. Ok, non si può. Dov'è l'altro? E non ti vedo, eccoti qua. Ok.
R ricarico. Classico. Questo non ha lasciato niente. Forse la velocità della camera dello spostamento è un po'... Sì, dà un po' un effetto... O è il tempo che mi abituo, magari. C'è stato un attimo di lag. Signori, abbiamo una nave spaziale. Basta che non mi date gli NPC. Perché voglio giocare in solo, non con un gruppo di persone che non comando io. Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gull on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Ma sì, dai, lascia perdere. Really? How is he? È sempre un deficiente, spero che tu sia un po' più sveglia. Shouldn't have done that. Spacer's Choice family ain't authorized to receive medical aid from off-brand physicians. We'll see him back to Edgewater. Just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs, son. Mi serve giusto un po' di... Ok, le guardie e le soluzioni speciali. Persuasione. Well, sometimes. Management's real good at cost-benefit analysis. But, seeing as I'm the acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. Brava, così ti voglio, vai. Aiutami a ucciderli, brava, brava. Figata, l'ha ucciso proprio... Ho preso un elmo. Ho trovato un elmo. Bravo, prendi tutto qua. Poi altri? C'erano altri morti qua. Ma questo è di... bellissimo che si è spiattellato tutto. Mi piace questa cosa. Quindi siamo arrivati. Posso parlarci? Signori, abbiamo una navicella. Sì, sì. Ma... come un buon esploratore, prima vorrei vedere cosa ci sia qua attorno. Se c'è qualcosa. Perché per esempio lì c'è un buco, vedi? Cos'è un reattore? Cos'è? Ci sono piante. Cos'è essere quel coso? Gigante primitivo. Vieni? Vieni, vieni, vieni. Vediamo se ho fatto una cretinata, eh. Vediamo se gli NPC mi aiutano, non lo so. Oppure morirò. Non lo so. Ah, se ne scappano, ok. Vabbè, peccato. Però lì c'è qualcosa. Vediamo un po', eh. Ah, brutto primitivo. Top. Ti sparo in testa. Qua ce ne altri due giganti e brutti primitivi. Però gli NPC non fanno niente. Vediamo. Vediamo se fa qualcosa. Mi sa che gli NPC non fanno nulla. Ah, ok. Se niente, non fanno niente. Vabbè, andiamo a completare questa missione. Puoi spostarti verso altri luoghi che hai sbloccato con il viaggio rapido aprendo la mappa e selezionando la destinazione.
I am tracking your every move. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. What? Restituisco alle eventuali attrezzature di cui è si è indebitamente appropriato e abbandoni ordinatamente questa nave. Il mancato rispetto di tali disposizioni comporterà la sua immediata distruzione. Che cosa pensi di fare? Autodistruggerti. Questa sarebbe bella. Procedura di espulsione avviata. Apertura portellone. Espulsione di tutti gli oggetti a bordo tra 5, 4, 3, 2, 1. Bellissimo. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. Bella questa qua, l'ironia di una intelligenza artificiale, molto carina come cosa. E ancora qui i miei protocolli di... ok, devo portarla in coda. Ok, io gli darò questa. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Non ci credo. No, 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 signori, questa è bellissima. Cioè, leggetela e capirete. È bellissima, è una chicca. Cioè... si autotrolla, cioè, per dire, un'intelligenza artificiale che per superare i suoi limiti si automente e si autoprende in giro. È bellissima. D'accordo, ma io non sono Owen. Owen è morto. No, dai. Well done, proprio così, capito? Capacità di deduzione sono tutto impeccabile. Our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Ingegneria 5. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Questa cartuccia identifica lei, Alex Hawthorne, come titolare e capitano dell'inaffidabile. Mi capisce? Bellissima anche la sua faccia. Mi piace, è vero. Thank you. I appreciate your cooperation. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Cerchi di non morire questa volta. No, è stato veramente, grazie di aver fatto un umorismo così semplice, carino e stupendo in questo gioco. Direi che per stasera è tutto. Grazie a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, spero che abbiate passato questi pochi minuti insieme a me in serenità, tranquillità e vi sia piaciuto. Come sempre, siete mitici e alla prossima. Bye bye!